Numerosi sindaci dei comuni interessati alla pedemontana che erano presenti oggi alla visita del presidente Maroni, il nostro inviato, ha intervistato il primo cittadino di Morazzone, Matteo Bianchi. Nel cantiere della Pedemontana per vedere che i lavori davvero vanno avanti, in questo caso toccano anche il suo comune. Sì, i lavori vanno avanti, opera infrastrutturale di notevole importanza per il nostro territorio, ma per tutta la Lombardia. Noi ci auguriamo che i tempi vengano assolutamente rispettati, così come è stato poi promesso dalle istituzioni lombarde, non è motivo a credere diversamente, e ci aspettiamo veramente che il cantiere risolva dei problemi di gap infrastrutturale, di problemi che abbiamo avuto nel corso degli ultimi decenni. Di Pedemontana se ne parla oramai da quando io ero bambino e finalmente la Regione Lombardia sta portando avanti questa fondamentale opera per il territorio. Dunque, quali saranno le ricadute sul territorio? Assolutamente la viabilità sarà sicuramente migliore per quanto riguarda questo nostro tratto interessato. Ecco, il nostro sogno è che quest'opera non si fermi qua, ma in futuro possa poi collegare direttamente anche il Canton Ticino, Gaggiolo. Quindi quello che così in maniera con un po' di presunzione chiedo alla Regione Lombardia, non adesso, non domani mattina, però nel futuro di mettere in previsione il collegamento con la Svizzera.